ringrazio perché la giornata è stata lunga, spero non troppo faticosa, soprattutto questa seconda parte, però l'intenzione era proprio quello di favorire la conoscenza e l'interscambio, e mi sembra che questo sia stato nei contenuti di alcune presentazioni, quindi era utile chiedervi questo sforzo di manifestazione delle vostre attività a fine di poter attivare invece delle collaborazioni vere tra NRC, soprattutto appunto dove è necessario rispetto al mandato che l'agenzia ha identificato. Come avete capito anche dall'intervento del direttore, c'è una volontà di aprire questo segmento Elionet, che fino ad ora ci ha visto come unici interpreti, però appunto questa spinta autoreferenzialità, come di nuovo avete certificato voi con le vostre presentazioni del pomeriggio, qualche volta ha penalizzato l'attività di ISPRA, e quindi penalizzando l'attività di ISPRA anche quella del paese. Ci sono colleghi che sono trovati un po' da soli, possiamo dirlo, a fronteggiare degli impegni veramente onerosi, e questo non è bene, perché poi appunto il risultato, quello che vediamo con le performance a livello di ambiente, sono risultato paese. Quindi ci siamo presi una responsabilità veramente grande per un risultato che forse non era all'altezza delle aspettative del ruolo che l'Italia dovrebbe rappresentare, e che sono aspettative su cui l'agenzia conta, tant'è che, come ho detto, ci vede in questo momento interpreti e soggetto di trasferimento di conoscenze a livello mediterraneo. Quindi ci abbiamo molti vungoli per poter attivare dei nuovi modelli. La conferma che appunto questa apertura deve investire sicuramente il livello SNPA, ci aiuta la norma, il direttore vuole appunto, mi spiace, però vedo che molti di voi comunque hanno resistito fino all'ultimo, ma era importante per noi riuscire a captare quei fattori comuni da trasmettere ed essere in qualche modo confortati da voi sul messaggio che trasferiamo anche per il prossimo consiglio di SNPA, perché si lancerà questa apertura di collaborazione nell'ambito degli NRC, a partire, come abbiamo detto, sicuramente il principal contact point rimarranno ISPRA per facilitare, come NFP, con il nostro gruppo interno, è bene avere un rapporto molto, molto diretto. Abbiamo avuto caso CTDA, ci sono dei momenti in cui veramente nei momenti in cui il rapporto deve essere quotidiano per poter rispondere e potersi aiutare nel trasferimento adeguato all'agenzia europea, però anche bene appunto considerare i livelli territoriali, perché altrimenti ci sfuggono molti dati e appunto presentiamo un paese lavoroso di informazioni. Partiremo quindi sicuramente con uno schema di questo genere, si aspetta da noi un'indicazione, quindi questa la possiamo dare tranquillamente, che sì, almeno per la maggior parte di voi aveva già espresso questa necessità dell'apertura. Abbiamo sicuramente dei nuovi NRC, e quindi magari partiremo con questi, chiamiamoli, no? NRC pilota, un tema di collaborazione, però se riusciamo già a dare un modello un pochino più, e quindi teniamo conto dei vostri suggerimenti per trasferire un modello, dobbiamo vedere quanto applicabile, perché come ha detto questa mattina e come ha rappresentato da Tiziano, cioè abbiamo diversi NRC classificabili in diverse modalità, e quindi anche il modello di collaborazione probabilmente va differenziato secondo gli obiettivi che i vari NRC hanno. Però tutti quelli tematici sicuramente per tutti noi si potrà adottare un unico modello, ma per il resto, e tanto più per i trasversali, occorrerà avere una visione più integrata, e quindi il sostegno dell'SNPA e non solo. Quindi abbiamo alcuni temi, suolo, cioè l'agricoltura, abbiamo necessità di aprirci ad altri soggetti, ad altre istituzioni, cioè ad altre competenze, anche quelle settoriali, che purtroppo appunto non riusciamo a coprire.
Quindi io vi ringrazio, appunto come ha detto Gabriella, faremo questa sintesi, cerchiamo di brevissimamente, perché appunto anche i nostri tempi sono condizionati. Faremo una serie, una lista di azioni, insomma, abbiamo visto Le vostre presentazioni, il direttore ha chiesto di acquisire tutte le presentazioni proprio pubblica. perché per avere un quadro più esaustivo possibile, appunto abbiamo manifestato, che è stato il nostro criterio, l'esperienza almeno nei primi 6 mesi del 2018, che già hanno rappresentato in qualche modo le nuove modalità d'approccio da parte dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, che ci ha fatto capire i nuovi, no? Le nuove modalità che hanno di fatto già deciso e che stanno attuando in primis dall'interno dell'Agenzia Europea dell'Ambiente con la loro riorganizzazione, che di fatto è in esecuzione da maggio. Quindi diciamo, ci viene bene tutto sommato che tutte anche le nostre trasformazioni si allineano al momento di trasformazione, di riorganizzazione anche a livello Agenzia Europea dell'Ambiente, perché questo ci può aiutare anche a, come detto, importare se possibile alcune modalità, avendole così in comune non solo con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, ma con molti dei 39 paesi con cui abbiamo di fatto un partenariato. E dall'altra parte però appunto c'è l'altro verso, noi ci teniamo la doccia via. Anche segnalare criticità nell'ambito dell'attività dell'NC ci aiuta, in particolare nel caso specifico di me come NFP, a riportarle nel momento di confronto e nei momenti di confronto, come ricordavo, l'NFP ha dei pre-meeting in cui senza agenzia dell'ambiente abbiamo una modalità anche un pochino più trasparente di confronto tra NFP dei vari paesi, anche un po' di peso. Ma anche quando appunto però tutte queste nuove impostazioni, critiche eccetera, vanno poi riportate nel meeting degli NFP e nel confronto con l'Agenzia Europea dell'Ambiente, che deve cercare di sintetizzarle per portare le decisioni del management board. Però sono processi che avvengono veramente nel giro di poco tempo, quindi è importante per noi avere da voi anche queste segnalazioni, in modo che noi possiamo maturare una modalità per riportarla, anticiparla ai colleghi NFP, perché abbiamo il forum degli NFP, quindi possiamo preparare dei documenti e cominciare a mettere la nostra partecipazione a questi, in questi momenti. In questi momenti mi risulta scarsa, l'avevamo forse persa nel tempo come tante altre modalità. La vorremmo riattivare, utilizzare comunque da subito gli strumenti che l'Agenzia Europea dell'Ambiente ci mette a disposizione, per ritrovarci attori nella discussione e dare anche al direttore, quando partecipa al Management Board, degli strumenti un po' consistenti per poter prendere posizione. Nel caso positivo del gruppo di lavoro turismo ambiente è stata addirittura una priorità negativa nella programmazione. Siamo riusciti a fare squadra, abbiamo insistito, abbiamo iniziato da Novembre, Lisbona-ottobre. novembre, scorso, ottobre, Lisbona-ottobre, gli NFP come FP ci siamo trovati abbastanza d'accordo, abbiamo iniziato con una cordata Italia-Spagna-Francia, dopodiché ci siamo trovati che nel tempo la Spagna ha cambiato NFP, che è stato l'NFP diciamo un po' più timoroso, si è tirato indietro, però con la Spagna siamo riusciti a portare diciamo a buon fine anche oltre le aspettative, perché noi eravamo il gruppo di lavoro, col coordinamento eccetera, e abbiamo scontato anche, abbiamo buttato là anche la proposta NRC e ci abbiamo la promessa dal 2020 sarà un NRC. Chiaramente se lavoriamo nella modalità che ci hanno indicato con degli indicatori che che possano dare effettivamente la consistenza all'attività dell'NRC. Quindi diciamo già qualche piccolo risultato abbiamo capito che per fare questo bisogna fare in sinergia, quindi colloquiare all'interno, passarci il messaggio per poter attivare la rete, quella ENIT, quella dei 39 paesi, quella del coinvolgimento degli altri. E evitarci un attimo di spazio Italia, quella voce che lo stesso direttore ha detto, abbiamo un po' perso nel tempo proprio perché siamo stati poco partiti.
suicidi, l'avete detto anche voi, molti di voi partecipavate, prima di voi agli ETC, ci siamo un po' sfilati da certe incombenze, mi spiace appunto che ho registrato anche che siamo penalizzati da alcune procedure interne e amministrative, ma anche su questo, se noi ben le mappiamo, cercheremo di far capire quante opportunità perdiamo rispetto a uno sforzo di migliorare i processi interni che riguardano appunto l'organizzazione di un evento piuttosto che di una collaborazione che ci aiuti ad arrivare nei tempi a risolvere le nostre attività.